Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Vi voglio raccontare un episodio che mi è successo durante il lavoro. Attualmente mi sto occupando di vendite presso uno stand, un punto vendita di Sky, uno stand in un centro commerciale a Roma. Però io vi posso garantire che quello che ho vissuto l'altro giorno in 48 anni e una trentina di anni di esperienze lavorative non mi era mai capitato. Per lavoro, appunto, bisogna fare un approccio all'interno della galleria commerciale con le persone che transitano, quindi cercare di fermarle, proporre i servizi di Sky. Ero allo stand. E dopo aver cercato di approcciare un potenziale cliente, perché attenzione, i clienti sono coloro che firmano un contratto. Prima sono tutti potenziali clienti. Approccio questo potenziale cliente e questo potenziale cliente, almeno dalla mia prospettiva, potenziale cliente, in un primo momento non mi degna di considerazione. Ma poi questo signore, anzi potrei dire un ragazzo, una diecina, anche qualcosa di più di anni meno a me, quindi intorno ai 30 anni compiuti, era lui, la moglie e i figli piccoli, si ferma, torna da me e mi dice: io ho il pezzotto. Prima me lo dice a bassa voce, poi me lo dice ad alta voce e poi argomenta per quale motivo ha il pezzotto, soprattutto per DAZN. E io gli faccio notare che non è la sede opportuna per essere orgoglioso di dire che si ha il pezzotto. E lui continua nel dire a voce alta che ha il pezzotto. Ora, lasciando tutte quante le considerazioni che io ho fatto sul pezzotto dal punto di vista etico, e in questo caso lavorando per Sky sarebbe anche dal punto di vista professionale, non è cambiato di una virgola la mia posizione, lo era prima che collaborassi con Sky, la mia posizione contro il pezzotto lo è anche adesso. Ma io mi domando, visto che il pezzotto è qualcosa di illegale, perché vantarsene? La cosa ancora più curiosa è che poi questa persona, con tutta quanta la famiglia, dopo un po' di tempo è ripassata allo stand. Quando è successo quello che è successo, ero da solo allo stand. Poi, quando è ripassato, c'era un mio collega. Ci ha tenuto a sottolineare anche al mio collega di come fosse orgoglioso che lui utilizzasse il pezzotto. E soprattutto, è opportuno farlo rivolgersi a una persona che lavora per un'azienda che tu danneggi con quello che stai facendo, con il pezzotto, al di là di, come ho detto, tante considerazioni etiche. Non voglio scendere sul morale, ma considerazioni etiche. Tu utilizzando il pezzotto stai danneggiando l'azienda per la quale lavoro e quindi indirettamente stai danneggiando anche me. E poi, c'hai dei figli. Che cosa comunichi ai tuoi figli? Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.